Eccoci, benvenuto Presidente, con il punto esclamativo, come avete visto, così si intitola la nostra trasmissione, però insomma dobbiamo frenare un attimo gli entusiasmi perché non è ancora di certo questo il giorno, il momento della nomina del nuovo Presidente della Repubblica, anzi siamo ancora abbastanza lontani, ne parleremo naturalmente in questa mezz'ora, cercheremo di approfondire tutte le questioni politiche ma anche economiche perché lo sapete, insomma questi due settori camminano continuamente a braccetto e c'è un trade union molto importante che è rappresentato dalla figura di Mario Draghi. Ma adesso, prima di introdurre il nostro primo ospite, andiamo subito a Montecitorio perché è in atto lo spoglio delle schede della terza votazione. Che cosa sta accadendo? Andiamola a vedere in diretta. Bianca, Mattarella, Crosetto, Bianca, Giorgetti, Mattarella, Bianca, Bianca, Crosetto, Bianca, Bianca, Mattarella, nulla. Ecco, allora abbiamo visto in diretta da Montecitorio il momento proprio della lettura dei nomi, abbiamo visto anche quanto in realtà venga replicato il nome di Sergio Mattarella, che aveva espresso più volte il suo diniego rispetto alla possibilità di una rielezione, ma nel caso di una necessità eventualmente, insomma, dello Stato della Repubblica stessa, magari potrebbe anche cambiare idea. Lo chiediamo innanzitutto, ecco, al nostro primo ospite, Andrea Ropa, giornalista di QN Redazione Economia e Lavoro. Benvenuto, grazie come sempre per la disponibilità. Buongiorno e grazie a voi per l'invito. Ecco, che cosa ne pensi? Insomma, il nome di Mattarella continua ad essere nominato, anche se è difficile forse una seconda rielezione. I due partiti, insomma, la fazione di destra e quella di sinistra si stanno accordando per un nome comune di alto profilo, ma chi lo sa, insomma, questa elezione del Presidente della Repubblica sembra davvero imprevedibile. Ma guarda, che cosa ne penso? Sì. Per quello che riguarda Mattarella, che in questo momento, voglio dire, parrebbe poco più di una provocazione, sarebbe il massimo per quello che riguarda i mercati, evidentemente, perché i mercati chiedono una soluzione autorevole, atlantista, europeista, di una persona, come dire, esperta, capace di tenere la barra salda in un momento così difficile a livello internazionale. Quindi, come dire, la conferma di Mattarella, che ha già dato un'impressione piuttosto chiara e rassicurante da questo punto di vista, e soprattutto la conferma di Mario Draghi a Palazzo Chigi, sarebbe, per quello che riguarda i mercati finanziari, il massimo possibile. Certo, non andrà così, anche perché Mattarella sarebbe in qualche modo tirato per la giacchetta, perché ha più volte espresso nel corso degli ultimi mesi del suo mandato la sua non disponibilità ad essere riconfermato. Quindi, però, insomma, è chiaro che in caso di necessità questo tandem Mattarella-Draghi potrebbe essere riconfermato, e da questo punto di vista i mercati internazionali ne sarebbero particolarmente lieti, credo. Certo, assolutamente. Ecco, hai citato insomma il nome, l'altro nome che interessa tutti, ovvero quello di Mario Draghi. Abbiamo parlato tante volte di effetto Draghi positivo sui mercati da quando è diventato Premier, però mi chiedo e ti chiedo, questo effetto Draghi potrebbe essere prolungato anche se salisse al Colle, oppure in questo caso i mercati reagirebbero meno bene perché si aprirebbe poi tutta la questione governativa senza di lui? Ma a mio modo di vedere la reazione dei mercati sarà dipendente da quello che succederà con un'eventuale salita al Quirinale di Mario Draghi. È chiaro che se il governo del quale lui lascerebbe la guida nel caso andasse al Quirinale avesse una soluzione in qualche modo continuità, magari facendolo guidare da uno dei suoi ministri e cambiando nel meno possibile la composizione, con Draghi al Quirinale, è chiaro che per i mercati sarebbe una soluzione assolutamente accettabile. Nel caso invece ci fosse come dire, una rottura della continuità in qualche modo traumatica, sia
con l'eventuale arrivo di Mario Draghi al Quirinale, sia nell'ipotesi peggiore, appunto, che Mario Draghi non eletto al Quirinale in qualche modo lasciasse il suo incarico a Palazzo Chigi. A quel punto allora lo scossone sarebbe notevole, e anche per quello che riguarda i mercati finanziari le conseguenze sarebbero davvero davvero rilevanti per quello che riguarda il nostro paese. E certo, anche perché lo abbiamo ricordato anche in precedenza, questi sono mesi fondamentali, tra l'altro anche per la gestione delle risorse economiche, dei soldi dell'Europa, insomma, che arrivano dal PNRR. Quindi una instabilità politica potrebbe determinare anche una decelerazione della ripresa economica, secondo il tuo parere? Sì, certamente. Certamente sì, questo è uno dei rischi, è uno dei rischi maggiori. In questo momento il governo ha assunto la gestione di quella che è la fetta più grossa delle risorse che l'Unione Europea ha trasferito ai singoli stati sovrani, per cui è in fase di attuazione il piano del PNRR, quindi questo evidentemente il fatto che venga gestito da un governo diverso da questo significa in qualche modo un trauma, e quindi significa in qualche modo un pericolo che le risorse possano in qualche modo essere spese diversamente da quello che Draghi ha garantito, da quello che Draghi ha garantito all'Europa. Quindi i mercati, come sempre, temono gli scossoni, temono l'instabilità, temono le cose che cambiano repentinamente, e amano più le soluzioni in qualche modo, le soluzioni nel segno nel solco della continuità, nel solco delle certezze, soprattutto se esse sono rappresentate da figure altamente autorevoli come Mario Draghi, che proprio dal punto di vista finanziario ha un curriculum, voglio dire, di tutto rispetto, no? Certo. Senti, abbiamo parlato di rallentamento della crescita. A proposito di questo, è emerso anche la nuova stima del Fondo Monetario Internazionale per quanto riguarda il PIL italiano, a ribasso 3,8% nel 2022. È un numero che ti spaventa, e soprattutto, secondo te, a cosa è dovuto, a quale fattore tra i tanti è dovuto questa revisione a ribasso della stima del Fondo Monetario? Allora, il numero di per sé non mi spaventa, prima di tutto perché è sufficientemente contenuto, nel senso che è una revisione a ribasso che va dal 4,2 al 3,8% per quello che riguarda il 2022, e che quindi conferma per quello che riguarda l'Italia una crescita comunque virtuosa, comunque robusta, dopo appunto il più 6,2% del 2001, che parliamo già di numeri assolutamente notevoli. Ma soprattutto non mi spaventa per il fatto che comunque è un ribasso generalizzato che riguarda tutte le economie, soprattutto quelle europee, quella americana in primis, ma riguarda anche la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, in misura analoga se non superiore il ribasso rispetto a quello che è la situazione dell'Italia. Quindi è comunque una revisione al ribasso che riguarda un tratto congiunturale comune a tutte le grandi economie. È chiaro che questo ribasso dipende da una serie di fattori che sono interni ed esterni all'economia stessa, che a secondo dello sviluppo di questi fattori si potrà avere chiaramente un maggiore o una minore crescita. Evidentemente, prima fra tutti le tensioni internazionali che stanno esplodendo in queste ore fra Russia e Ucraina, che coinvolgono così da vicino gli Stati Uniti e i suoi alleati europei, ma anche l'evoluzione della pandemia, che è decisiva per quello che riguarda la crescita. È chiaro che se riusciamo nel breve volgere di qualche mese a toglierci di torno la fase più virulenta della pandemia, queste previsioni di crescita sono in qualche modo destinate a risalire. Diversamente la china in discesa riprenderà, non ci sono dubbi.
Certo, hai citato gli Stati Uniti e l'economia americana, insomma, assoluti protagonisti nella giornata di oggi, visto che stasera c'è la Fed e che siamo tutti in attesa di sentire le parole di Jay Powell. Secondo te, ecco, quello che sta succedendo ai mercati in questo inizio di anno, in questo mese di gennaio, non si vedevano, insomma, dati così bassi nel mese di gennaio da parecchio tempo. Secondo te, ecco, potrebbe far riflettere in questo senso Jay Powell, fargli tirare un pochino il freno, ma soprattutto cambiare la sua narrazione, soprattutto quello che dirà davanti alle telecamere, proprio con l'intento di rassicurare i mercati? Oppure l'inflazione ha toccato dei livelli talmente elevati che è necessario trovare una soluzione subito, rapidamente, e anche una soluzione, insomma, magari non proprio indolore per i mercati stessi? Ma io credo che Jay Powell questa sera fornirà delle parole rassicuranti ai mercati. Il trend però mi pare che sia ormai quello che la Fed ha annunciato da tempo, cioè la ripresa dei saggi di interesse in funzione antinflattiva. Ricordiamo che l'inflazione negli Stati Uniti nei mesi scorsi ha raggiunto la cifra record del 7%, che sono cifre che non si vedevano da decenni, e quindi questo è il nemico da affrontare. Ed è un nemico che la Fed ha già più volte detto che verrà combattuto con un progressivo aumento di saggi di interesse, che nel 2022 dovrebbero esserci tre ritocchi, da quello che si capisce, e forse anche quattro. Quindi sì, a partire da marzo sicuramente la Fed deciderà di aumentare 25 punti base, quindi un quarto di punto, per poi gradualmente nel corso del 2022 portare i livelli dei tassi di interesse a un punto maggiore, in grado di contrastare un'inflazione che non è la stessa inflazione che però abbiamo qua in Europa, ma è un'inflazione da surriscaldamento dei consumi, quindi l'inflazione è opposta rispetto a quella europea, è un'inflazione sicuramente meno preoccupante da un certo punto di vista. Perché però l'economia americana, come ha sottolineato tra l'altro il portavoce di Biden, comunque corre, perché dice c'è stato comunque un aumento dell'economia reale del 15% da quando Biden è diventato presidente, anche se appunto magari in questo momento i mercati sono un pochino sottotono, però la situazione, come sottolineavi tu, tra Stati Uniti e Europa è diversa. È una situazione opposta, diametralmente opposta, devo dire, appunto, questa è una fiammata inflattiva da un surriscaldamento dei consumi, cioè da conseguenze di un'economia che tira, di persone che comprano beni e consumi, beni e servizi, mentre invece in Europa purtroppo stiamo assistendo a una situazione molto diversa, in cui i consumi sono raffreddati da una strisciante paura della pandemia, e quindi questo porta a un tipo di inflazione che è diametralmente opposto rispetto a quello che c'è negli Stati Uniti. Poi conta molto anche per i mercati USA, soprattutto conta molto anche la situazione del mercato del lavoro. Il mercato del lavoro ancora non ha raggiunto la piena occupazione come da obiettivi, e quindi per quello la Federal Reserve userà sicuramente la massima prudenza nell'intraprendere questo deliver, questa, come si dice in gergo, questa strada, questa nuova strada di aumento dei saggi di interessi. Cioè va fatto con grande cautela, sempre osservando le situazioni congiunturali, in maniera tale che il rimedio non sia peggiore del male, insomma. Ecco Andrea, un'ultima domanda, perché appunto abbiamo parlato di mercati un po' nervosi in questo mese di gennaio, a parte vabbè la seduta odierna, insomma, con il segno più che caratterizza appunto i listini europei, ma secondo te, soprattutto in confronto, paragonando tutto questo al rally positivo che va avanti del 2020, si tratta solo di un passaggio, di un momento, oppure c'è in atto un'inversione di tendenza rispetto appunto alle performance positive che hanno caratterizzato i mesi precedenti? Beh, indubbio, l'inversione di tendenza è già in atto almeno dalle ultime sedute del 2021 e dalle primissime del 2022, ad eccezione delle ultime due. Insomma, adesso per esempio i futures su Wall Street sono molto positivi, perché comunque si prevede un rimbalzo rispetto alle sedute di inizio settimana, il lunedì nero
del 24 gennaio e le sedute successive, che sicuramente non hanno, come dire, non hanno recuperato quello che si è perso nel lunedì nero. Quindi al di là di questo rimbalzo che ci sarà sicuramente minore nella seduta di ieri, un po' maggiore nella seduta di oggi, è evidente che il trend che caratterizza i mercati azionari internazionali sia un trend comunque di raffreddamento dei fortissimi guadagni che sono in atto ormai da quasi un biennio, da un anno e mezzo buono, insomma. Quindi è evidente che i mercati azionari stanno rallentando. Tutti gli analisti sono concordi nel dire che il 2022 sarà un anno, come dire, sicuramente meno positivo per i mercati azionari di quanto non lo sia stato per esempio il 2021, che è stato un anno eccezionale, che ha visto gli indici raggiungere livelli che non si erano mai, che si erano mai registrati in passato, insomma. Certo, sì, anche con il FTSE MIB, che come hai sottolineato tu addirittura non raggiungeva certi parametri addirittura da 14 anni, quindi sicuramente il 2021 è un parametro di riferimento, un termine di confronto pesante, ecco, da reggere per quanto riguarda l'andamento finanziario. Andrea, io ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento, naturalmente ti aspetto ancora qui sulle fonti. Molto volentieri, ringrazio voi, buon pomeriggio. Grazie.